Thank you.
ti manda Becker. Via Becker, che tutto quello che sapevo gliel'ho già detto. Digli che voglio vivere in pace, capito? Che è inutile che continui a tormentarmi. Io non ne so niente di quella maledetta cassa di dollari. Io sono stato ai patti e se lui mi avesse dato retta, oggi quella cassa... Beh, è sparita. C'è stata l'inchiesta, ma non è venuto fuori niente. Io so esattamente quello che sa Becker. Questo solo gli puoi dire. È venuto uno a trovarti. E Becker lo sa. Un certo Jackson. Allora, Jackson è stato qui? Oppure Becker si sbaglia? Non si sbaglia. A Becker piacerebbe sapere che cosa vi siete detti tu e questo Jackson a proposito di quella cassa. Ma io non sono venuto per questo. Non è per questo che mi pagano. Io voglio sapere come si fa a chiamare adesso Jackson. Perché dici che ha cambiato nome? L'avrei già trovato. Quando cerco qualcuno, io lo trovo sempre. Per questo mi pagano. E quanto ti paga Becker? La tua famiglia? Bella famiglia. Quanto ti dà per ammazzarmi? $500 per quel nome. Il nome. Bill Carson, così si fa chiamare adesso. Mille. Per te. $1,000. E metà in oro. Una bella somma. Ma anche lui ha pagato. E io ho una mia regola. Quando uno mi paga, gli porto sempre a termine il lavoro. Detto delle cose che interessano te e delle altre che interessano me. Cioè?
Il nome sotto cui si nasconde Jackson è Bill Carson. Questo per te. E poi? E poi ha parlato di una certa cassa che è scomparsa e che era piena di dollari. Questo interessa me. Che altro? E non ti pare abbastanza? Ma non ti preoccupare, non dirà mai più niente a nessuno. Va bene. Ecco, tieni. Questi sono i tuoi $500. Ah, già, dimenticavo. Lui me ne ha dati 1000. Sai, voleva che io ti ammazzassi. Il guaio è che quando uno mi paga, gli porto sempre a termine il lavoro. E tu dovresti saperlo. No! Serpentolo! Sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale $2000? Già. Ma tu non somigli a quello che li incassa. Qualche passo indietro. Te che vali adesso? Lo sai, no? $2000. Appunto, $2000. Ah, mica male, eh? Oh, dico di puta che te pario! Come la fai, eh? Ti voglio vedere crepare! Di colera, di rabbia, di maiolo nero! Legami, figlio di un cane rognoso! Tirami giù! Oh, guarda, c'è ancora il tempo, eh! Se mi lasci andare ti perdono! Se no, coi vermi negli occhi, ti voglio vedere! Mi sento male, levami di qui, non ce la faccio più! Mi è andato il sangue in testa! Oddio, oddio, biondo! Acqua! Acqua! Vigliacco, figlio di puttana, sì, ti sai mettere con uno legato, eh? E che legami, c'hai coraggio? Vai, hai paura, vieni qui, carogna, vieni qui. E chi è questo? Va via un cornuto e ne arriva un altro. Che vai tu? Fermo! Vai! Fermo! Vattene! Vattene!
La riconosci questa faccia? È la tua. La mia? Chi lo dice che è la mia? Che arrotola, arrotola. E poi ti dico io dove lo devi mettere. Maledetti gli sceriffi e chi li ha fatti. Gli dai soldi adesso. Giuda! Ti sei venduto la mia pelle! Ma no, non te li godi, sai? Non te li godi, perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, i medicine vanno a finire. Tutti, fino all'ultimo centesimo, tutti. Perché sei un bastardo. Tu non lo sai, ma io sì. Lo sanno tutti, tu sei figlio di mille padri. Tutti bastardi come te. E tua madre, se lo vuoi sapere, è una... Sei un bastardo! Tu mandi alla forca un povero uomo che non ha fatto male a nessuno. Già ricercato in 14 contee di questo stato, è riconosciuto colpevole dei reati di omicidio, rapina a mano armata contro privati, banche e servizi postali di Stato, furto di oggetti sacri, incendio doloso di una prigione di Stato, falsa testimonianza, bigamia, abbandono del tetto coniugale e incitamento alla prostituzione, rapimento a scopo di estorsione, ricettazione, spaccio di monete false, uso di carte da gioco e dadi truccati, aggressione e lesioni a danno di privati, magistrati e pubblici ufficiali di contea, distretto e Stato. Pertanto, secondo le facoltà noi concesse, condanniamo il qui presente Duco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, detto il porco, alla pena di morte mediante impiccagione. Che il Signore possa avere pietà dell'anima sua. Procedere! Soldato.
per guida, avendo riscosso in anticipo il compenso dell'intero viaggio e avendo quindi abbandonato la carovana nel territorio di caccia degli indiani Apache. Abigeato. Povero diavolo, che cosa terribile deve essere. Non basta una corda a fare un impiccato. Cosa volete dire? E anche uno straccione come quello ha il suo angelo custode. Un angelo biondo che veglia su di lui. Alla pena di morte mediante impiccagione. Possa il Signore avere pietà dell'anima sua. Procedere. Considerare che un ladro di polli come te non varrà mai più di $3,000. Come sarebbe a dire? Che con un uomo come te, francamente, non c'è futuro. E allora? E allora sciolgo la società. Beh. No, no, ho detto la società, tu resti legato. E i $3,000 vengono con me. Di tutte le più luride, fetenti porcate che il più lurido... Il paese più vicino è a 70 miglia da qui. Se risparmi il fiato, uno come te ce la può fare. Scusa, eh? Pigliacco Giuda, traditore bastardo! Vieni qui! Dove vai? Scendi da cavallo, se sei un uomo! Scendi da cavallo! Torna indietro! Se da quanto ti strappo il cuore me lo mangio! Ti spello vivo, ti impicco con le tue budella! Io ti... t'ammazzo, ecco! T'ammazzo! Che ingrato, dopo tutte le volte che t'ho salvato la vita. Ma Biondo, ma che fai? Ma che te ne vai? Aspetta! Biondo, senti! Aspetta! Hijo de una gran puta! Allora, dove? Dove?
partito da 10 giorni. Col suo reparto. Sono partiti tutti. Quale reparto? Dove andava? Terzo cavalleria. Generale Sibley. Andava a Santa Fe. Giuro, non so altro. Cartucce. Se la volete provare qua dietro. Va. Thank you.
cartuccia. Quanto? $15. No. $50. Hai detto? $100. $200 è tutto quello che ho. Ecco qui. Vieni qui. Chiaro? Stamattina ho sentito uno che diceva che il colonnello Camby con i suoi volontari del Colorado si trova a meno di 5 miglia da qui. Ecco perché questi se la battono. Vedi? Questi la guerra non la fanno più, sta sicuro. Gli è passata la voglia. Poveretti. Ma quali poveretti? Prima se ne vanno questi morti di fame, prima arrivano gli Yankees. E quelli non pagano a chiacchiere, mia cara. Ma dollari sonanti. Guarda, guarda Sibley, quello lassù sul carro con la barba bianca. È il generale Sibley, che se ne va fuori dai piedi finalmente. Viva la Confederazione! E viva la Confederazione! E viva! Dov'è il padrone di quel cavallo? Per favore, signore, abbassate Dov'è? Quell'arma. Basta la guerra a farci morire di paura. Sto cercando un mezzo sicaro con dietro la faccia di un gran figlio di cagna alto, biondo e che parla poco. Qui tutti parlano poco. Cosa volete che sappia mio marito dei vostri sporchi affari? Zitta tu, gallina. Al piano di sopra, stanza numero 4. Numero 4. Voi siete un...
peroni. Gli speroni si dividono in due categorie. Qualcuno passa dalla porta e qualcuno dalla finestra. Butta via la pistola. E scarica. La mia no. Anche Giuda, quando sei impiccato, sentiva tuonare. Queste sembrano piuttosto cannonate. Cannonate o tuoni, per te è lo stesso. Lo riconosci, questo occhiello biondo? Passalo su quel trave. Lassù. Monta su quello. Bravo, così. Fissa bene la corda al trave. Deve reggere il peso d'un maiale. Mettici dentro il collo. Bravissimo. Ti sta un po' comodo, eh? Beh, rimediamo subito. Ho un sistema nuovo, un po' diverso dal tuo. Non sparo alla corda, sparo alle gambe dello sgabello. Adios. Thank you.
Benvenuto, amico. Se stai cercando un posto di villeggiatura, beh, allora l'hai trovato. L'albergo è lussuoso e pieno di comodità. E le attrattive non finiscono qui. Cucina internazionale. Cibo sano e nutriente. Torsoli di pannocchi alla sudista, forniti senza economia dal nostro governo. Come vedi, ci trattano bene. Hai mai sentito nominare un certo Bill Carson? E tu, hai mai sentito parlare di un certo Camby? No, eh? Beh, è un colonnello nordista che ha deciso di farci a pezzi tutti quanti. L'unica cosa che ci interessa è salvare la pelle e tu mi chiedi se conosco un tale. Io non so che cosa avete nella testa, voi altri imboscati. Carson ha una benda al posto d'un occhio ed è col terzo. Se è del terzo, se ne sono andati a Glorieta. Avevano alle calcagna le avanguardie proprio di Camby, poveri disgraziati. E davanti il deserto. Per me è difficile che siano ancora vivi. E se fossero ancora vivi? Peggio. Beh, sicuramente tu non conosci il campo nordista di Bettelville. Beh, è un campo di prigionia. E augurati di non finirci mai dentro. Tienila, è tua. Reati: furto di cavalli, furto di materiale di proprietà dell'esercito, furto di materiale postale, ferimento di due vigilantes, minaccia a mano armata nei confronti del cittadino Barry O'Keefe, falsa testimonianza, evasione da una prigione di Stato, ricatto, grassazione, rissa, lenocinio e violenza carnale. Pertanto, secondo le facoltà a noi concesse dalle leggi di questo Stato, condanniamo il nominato Thomas Larsen, detto Shorty, alla pena di morte mediante impiccagione. Possa il Signore avere pietà dell'anima sua. Proceda. Spiacente, Shorty. Vai, cammina. Thank you.
solito siete. Picchia, eh? Dicono che alla pelle dei biondi il sole non fa bene. Così stai più leggero, eh? Dove si va? Dove? Dove arriverò solo io. La vedi quanta bella sabbia? Beh, quello è il deserto. Un forno lungo 150 miglia, anche la guerra ha paura a passarci. Da quella parte scappano i confederati. Da questa arrivano i nordisti. Ma qui nessuno ci mette piede. Solo tu con me. Bella come passeggiata, non ti pare? Ah, come m'hai detto quella volta? Se risparmi il fiato, un tipo come te ce la può fare. Se invece non ce la fa, muore. Ma lentamente, molto lentamente.
Adesso mangiamo. Cioè, io mangio. Mentre tu fai la cura del sole. Vuoi acqua? Bevi, bevi. Forza! Addio.
Più vicina.
Ma caporale, qui ci stiamo ritirando e tu cerchi l'infermeria? Se ne vuoi una devi farti fare prigioniero degli Yankee. Ma dove siamo qui? Siamo vicini all'Apache Canyon. Apache Canyon? Apache Canyon. Da queste parti non c'è la missione di Sant'Antonio? Certo, 18 miglia a sud, portalo lì. I frati curano qualsiasi ferita senza badare al colore della divisa. E tieni gli occhi aperti, è pieno di nordisti qui intorno. Grazie, addio sergente. Salute. Frate, ho un malato grave qui. Ma non abbiamo più posto. Beh, gli darai il tuo. Dov'è Pablo Ramirez? Padre Ramirez non è al convento adesso, ma dovrebbe tornare da un giorno all'altro. Beh, non fa niente. Adesso facciamo guarire il mio amico. E che Dio sia lodato. Perché se non lo sai, Dio è con noi. Perché anche lui odia gli Yankee. Biondo? Biondo! Frate, ma secondo te respira ancora? Ma sì. Ma sono pesi, mio. No, per ora non parla, ma non preoccuparti, è un ragazzo molto robusto e lo dimostra il fatto che è ancora vivo. Io sono certo che in un paio di settimane si rimetterà. Ma grazie, padre, voi non sapete quanto vale per me quel ragazzo. Viva Gesù, viva San Francesco! Frate, mi ha detto che tra pochi giorni sarai guarito. Ti è andata proprio bene ieri con me, quando ti è successo. Pensa un po' se eri solo. Beh,
Insomma, voglio dire che quando uno sta male ci vuole vicino qualcuno affezionato, un amico, un parente. Tu ce n'hai parenti, biondo? La mamma? Ma neanche la mamma. Nessuno. Sei proprio solo, come me, biondo. Siamo soli noi due. Io te, tu hai me. Ancora per poco, però. Che destino, porco! Proprio adesso che stavamo per mettere le mani su tutti quei dollari là, biondo. Bisogna che io ti dica la verità. Al posto mio tu faresti come me. È finita per te, biondo. Neanche un miracolo ti può salvare. Maledizione, la colpa è mia, 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 tutta mia. Una cosa ti dico però, se io sapessi che è arrivata la mia ultima ora, te lo giuro, insomma, se io fossi al tuo posto, lo direi dove sono i dollari, lo direi davvero. Direi quel nome scritto sulla tomba. Tanto da morto, che te ne fai dei soldi? Io il nome del cimitero lo so, ma chissà quante ce ne saranno di tombe. E io non... Biondo, lo vuoi il caffè? Su, su, bevi. Dimmelo, dimmi quel nome. E io ti giuro che appena metto le mani su quei 200.000 dollari... onorerò la tua memoria. Guarda, te lo giuro, una messa al giorno ti faccio dire, cantata. Avvicinati. Dimmi. Vigliacco bastardo! Ma io ti... Io dormirò tranquillo, perché so che il mio peggior nemico veglia su di me. Tuco, acqua! Ecco l'acqua, te la porto l'acqua. Ma se riesco a strapparti quel nome, te la do io l'acqua. Dai, che è finita la festa. Alza il culo di lì. Ho già attaccato i cavalli. Dobbiamo andarcene subito. A carrettate arrivano i feriti e se non ci squagliamo finisce che qui la guerra la facciamo pure noi. Signor Tuco, padre Ramirez è tornato. Ah, sì. Sbrigo una faccenda privata. Tu intanto preparati e fai presto. Dove, di qua? Sì. Ehi, hey, Pablo! Ma non mi riconosci? Sono io, Tuco! Fatti abbracciare! Sai, è che non so come si usa con i frati. Passavo da queste parti, così mi sono detto, chissà se mio fratello si ricorda di me. E ho fatto male? Beh, fa lo stesso, io sono contento. Ora mai visto. Sì, e beh, sono contento di averti visto. Ah, la mia uniforme. È una lunga storia. Ma parliamo di te piuttosto, che è più importante. Ti trovo benissimo. Un po' magro, magari. Però... sempre in gamba, Pablito. E come stanno i nostri vecchi? Solo adesso ti ricordi di loro. Dopo 9 anni. 9 anni.
9 anni! Nostro padre non c'è più da molto tempo. E nostra madre è morta pochi giorni fa. Per questo ero via. Ha cercato molto, ma c'ero solo io. E tu? Oltre a fare del male, che cosa hai fatto? Non avevi una moglie da qualche parte? Non una, tante mogli. Una qui, una là, da tutte le parti. Avanti, fratello, perché non mi fai la predica? A che servirebbe? Va per la tua strada, Tuco. Va via. E che il Signore abbia pietà. Certo che me ne vado, ma aspettando che il Signore si ricordi di me, io, Tuco Benedetto Pacifico Juan Maria Ramirez, ti voglio dire una cosa. Tu ti credi meglio di me, ma dalle nostre parti, se uno non vuole morire di fame, o fa il prete o fa il bandito. Tu hai scelto la tua strada, io ho scelto la mia. È la mia la più dura. Tu parli di padre e di madre, ma quando te ne sei andata a fare il frate, io sono rimasto. Avevo 10-12 anni, c'era da sgobbare e io l'ho fatto. E sapevo che era inutile. E adesso sai cosa ti dico? Tu ti sei fatto frate solo perché sei troppo vigliacco per fare quello che faccio io. Tuco. Sì, perché non te l'avevo detto, ma il capo qui è mio fratello. Insomma, a Roma c'è il Papa e qui c'è mio fratello. E ogni volta che mi vede mi dice, fermati, tanto qui da mangiare non manca mai. Anzi, sai che mi ha detto, invita anche quel tuo amico. È sempre lo stesso, quando mi vede non vorrebbe mai lasciarmi andare, mai. Mi vuole un bene mio fratello. È certo che anche per uno come me è una gran cosa sapere che pioggia o vento da qualche parte c'è un piatto di minestra calda che t'aspetta. Sì, certo. Ma tieni questo, fuma, ti aiuterà a digerire. Si attraversa il Rio Grande. Amico, certo che è lunga la strada, eh? Ecco, a nord-est per tutto il Texas. E per di qua poi. Poi? Poi quando arriviamo te lo dico così non ti preoccupi, eh? Anche questi di preoccupazioni non ne hanno più ormai. Ma dal momento che io sono ancora vivo e visto che passeremo più di una volta le linee nordiste confederate, forse sarebbe il caso che tu mi dicessi dove stiamo andando, no? Verso $200,000. Non ti basta?
sveglia, biondo! Ci sono dei soldati! Dai, su! Luo Grigi. Eh? Sono grigi come noi, confederati. Li salutiamo e tiriamo dritto, eh? Urrà! Evviva la confederazione! Evviva il sud, morte ai nordisti! Evviva il generale... Come si chiama? Lì. Il generale Lì! Dio è con noi, perché anche lui odia gli Yankee! Urrà! No, Dio non è con noi, perché anche lui odia gli imbecilli. Voglio che i prigionieri siano trattati come prigionieri. Basta con i maltrattamenti.
Quei bastardi là fuori sono centinaia e io ho solo pochi uomini. Come pensate che possa farmi rispettare? Ci riuscireste più facilmente comportandovi come un essere umano. Perché i nostri sono trattati meglio ad Andersonville? Io me ne frego di quello che fanno nei campi sudisti. Nel mio campo non voglio che i prigionieri siano torturati, derubati e assassinati. Sarebbe un'accusa? Sergente, la cancrena mi sta divorando una gamba, ma non gli occhi. Io so che i prigionieri vengono regolarmente spogliati di tutti i loro oggetti personali e so che intorno al campo bivaccano sporchi individui pronti ad acquistare la rifurtiva. Ma finché sono io il comandante, queste cose non le permetto. Sono stato chiaro? Certo, finché voi sarete il comandante. Sì. Sì, lo so che sto crepando, sergente. Ma spero di vivere quel tanto necessario per raccogliere prove sufficienti per spedire alla corte marziale chi disonora l'uniforme dell'Unione. No. Vi auguro di riuscirci. Quando vengono da così lontano e hanno tante cose da raccontarti. E tu ne hai di cose da raccontare, eh? Tu sei stato preso a Fort Gregg. Quindi se eri con Sibley vuol dire che venivi da Santa Fe. Brutto il deserto. Tanto brutto. Specie se non hai niente da bere. Com'è che ti chiami Bill Carson adesso? Beh, era un nome buono come un altro, no?
Il mio è meglio non portarlo in giro. Ma del resto anche tu, mica ti fai chiamare Sentenza. Il sergente Sentenza. Sarebbe bella. Di, Tuco, ti piace la musica? La musica? Ma sì che mi piace, fa bene alla digestione. E così, Bill Carson è un nome inventato. Allora, anche questa è inventata. C'è scritto Bill Carson dentro. Un po' di tabacco? Coraggio, serviti pure. Yeah.
Bello! Bello! Che cosa ti ho detto di quei dollari? Che sono nascosti a tomba. Dove? A Serrino. Al cimitero di Serrino. Quale tomba? Io non lo so. Il biondo. Il biondo. Lui lo sa. Il nome che è scritto sulla tomba. Per te la guerra è finita. Mettiti quei vestiti. Perché? Perché adesso ce ne andiamo. Dove? Verso 200.000 dollari d'oro. Io so il nome di un cimitero e tu quello di una tomba. Credo proprio di no. Lo credo anch'io. E non perché sei più duro di Tuco. Sei solo più furbo. Parlare non ti salverebbe. Allora, Tuco, lo hai già... No, non ancora. Però in buone mani. Cambi socio, ma non fai un cattivo affare. Io non sono troppo avido, so stare ai patti. E so accontentarmi. Voglio solo la metà. Già. Sempre fermi, non respirate. Opla! Grazie. Ehi, caporale, hai paura di perderlo questo? Dove lo porti? Alla forca lo porto, ha una taglia sulla testa. Già. 3.000 dollari, amico. Sono tanti per una testa. E a te, per questo braccio, quanto t'hanno dato? Te l'ho già detto, caporale, quando ti sbatto giù io ne farei tanto di rumore. Maldano! Fortunato di quella spia. Corda, sapone, è fatta. È senza il compare che spara stavolta. Thank you.
Se i tuoi amici restano all'umido, si beccano un raffreddore o una pallottola. Sentite, ragazzi, venite fuori. Visto che facciamo la stessa strada, è meglio farci compagnia. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Sei. Numero perfetto. Non è tre il numero perfetto? Sì, ma io ho sei colpi qui dentro. Saranno 10 ore che sto ballando qui dentro. Puzzi già abbastanza. È meglio non peggiorare la situazione. Su, muoviti. Se mi guardi non posso. Thank you.
ai cavalli. Usare la destra, ho pensato a te, ma finalmente ora ti trovo nella posizione giusta e ho avuto tutto il tempo di imparare a sparare con la sinistra. Quando si spara, non si parla. Ogni pistola ha la sua voce e questa la conosco. Ah!
seguilo. Sapevo che preferisci lavorare con me invece che con quel porco. Vado, l'ammazzo e torno. Ah, senti, dimenticavo un particolare. Sentenza non è solo, sono in cinque. Cinque? E tutti svelti. Per questo sei venuto da Tucco. Non fa niente, li ammazzo tutti. Il piccolo Nico, il mondo dei suoi coetanei è noioso, grigio, privo di interesse. È l'universo dei grandi, degli adulti, ai suoi occhi ricco di attrattive, ad affascinarlo. Ma gli adulti lo deludono e Nico, già solo quasi per sua scelta personale, d'ora in poi lo sarà ancora di più. Solo. Una storia dei nostri giorni vista attraverso gli occhi di un bambino. Con Daniela Poggi, Jacques Perren, Ray Lovelock e il piccolo Daniele Panichi. Regia di Sandro Bolchi. Mercoledì, giovedì e venerdì alle 20:30, Rai 2. Ma io bevo Aperol. Ma cosa? Ah, e si presenta con il sole? Ah, con nuovo Vernel fresco sole. Fresco sole? Certo, senta questo asciugamano. Ma com'è morbido. È la morbidezza del bucato steso al sole. Fresco sole. Nuovo Vernel fresco sole, tutta la morbidezza del bucato steso al sole. Con lei di novembre saranno smorfiose. La moda maleducata anni 90. Chiedi lei in edicola. Teuco è natura. Teuco è salute. Teuco è allegria. Idromassaggio Teuco, l'energia del benessere. Cara, mi passi un'altra fetta?
Guarda, un albero che cammina! Vado giù a vedere! Ah, è già qui! Come hai fatto così presto? Sai, fa bene avere un po' di natura sotto gli occhi. Mm, e anche sotto i denti. Per una prima colazione leggera, tutta naturale, fette biscottate del Mulino Bianco Barilla, per mangiare sano. Ferrarelle è piacere sincero, perché nasce sincera. Effervescente, naturale, senza neanche una bollicina aggiunta. Né liscia, né gassata. Ferrarelle, un frizzo di piacere sincero. Ecco un uomo che non si sta solo lavando. Non si fa solo la barba. Non si mette semplicemente il dopo barba. Perché con Basilcom, senza cambiare i suoi gesti quotidiani, quest'uomo protegge la sua pelle, la ammorbidisce, calma le irritazioni della rasatura. Basilcom di Vichy, in farmacia. Isalo, aspetta! Com'era il concerto? Grandioso! Rock non si comanda. Mamma! Ciao! Per piacere, mi raccomando questa maglia. Ma è un disastro. Con Biopresto lavatrice, il bianco ritorna bianco e il colore resta colore. Dov'è la maglia del concerto? Era troppo sporca, l'ho buttata via. Buttata via? Italo, hai visto una maglia? Biopresto lavatrice, bianco bianco, colore colore. Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo? Caffè Kimbo, un caffè speciale. Gli avrà sparato da un metro. Guarda chi c'è. L'altro non sarà lontano. E verranno a cercarci. State attenti. Sono in due. E non vengono per discutere. Tu di là. Andiamo noi. Thank you.
Ehi, biondo. Sentenza è roba mia, eh? D'accordo. Che pace, biondo! Da cimitero? Ma laggiù deve esserci un ponte sul fiume. Sarà meglio attraversarlo di notte. Ma di che ti preoccupi? Tu devi lasciar fare a me. Tu cos'ha quello che fa? Noi adesso attraversiamo il ponte e vedremo. Signori? Avvisa il comandante. Sì, signore. Prego, volete seguirmi? Diventerai almeno colonnello. Dici? Certo. Come dicono i manuali, tu sei il tipico esperto nel maneggio delle armi. Perché questa è l'arma più potente della guerra. Lo spirito combattivo. Volontario. Volete arruolarvi? Vieni. Coraggio. Che ancora non si spara.
siede più bottiglie per ubriacare i soldati e mandarli al macello, quello vince. Noi e quelli dell'altra parte del fiume abbiamo una sola cosa in comune: la puzza dell'alcol. Come hai detto che ti chiami tu? Io... E tu? No. Non importa. Non importa il nome. Presto sarete tutti quei bravi, gloriosi ragazzi del ponte di Langston. Due assalti al giorno. Due assalti al giorno? Certo. I sudisti hanno deciso che il ponte è la chiave di questa zona. Stupido e inutile ponte. Una merda di mosca sulle carte dell'alto comando. E l'alto comando ha deciso che dobbiamo prendere la merda di mosca. Anche se dobbiamo crepare tutti. Altrimenti la chiave rimane appesa al muro. Ma non è tutto qui. Il ponte lo vogliamo tutto intero. Lo vogliono intero gli schiavisti e lo vogliamo intero noi. Cadrete, ragazzi. Marcirete sottoterra. Ma il ponte sarà ancora in piedi. È male che io parli così a due volontari. Ma del resto ho fatto di peggio. Ho fatto saltare il ponte. Qui dentro l'ho fatto saltare. È un reato grave. È un reato da corte marziale. Immaginare, sognare di far saltare il ponte di Lex. Fatelo sul serio. Già, che ci vuole? Facciamo un bel botto, capitano. Voi credete che io non ci abbia pensato? Ho studiato anche un piano. Sicuro? L'ora migliore è dopo l'attacco, quando c'è la tregua per raccogliere i feriti. Se lo facessi, salverei la vita a migliaia di uomini. Ma è il fegato che mi manca. È il macello quotidiano che comincia. Comandante, le compagnie attendono l'ordine di attacco. Sono pronto. Venite a godervi lo spettacolo. Thank you.
l'aria di una faccenda lunga. Biondo, i dollari stanno dall'altra parte del fiume. Ah, dove? Amico, te l'ho detto, dall'altra parte. Ah, finché ci stanno i confederati, niente da fare. Beh, se per caso qualcuno lo facesse saltare questo ponte. Già, quelli andrebbero a scannarsi in un altro posto. Forse. Thank you.
Diciamoci ognuno la sua metà. Perché no? Comincia tu. Ma io dico che è meglio se cominci tu. Vabbè. Il nome del cimitero è... E adesso tocca a te. Oh! Il nome sulla tomba è... Eh? Arch Stanton. Arch Stanton? Sei sicuro? Oh, sì, sicuro. Thank you.
Con quella fai prima. Fidassi di te? $200,000 sono tanti. Ce li dobbiamo guadagnare. Come? Il nome lo scriverò qui.
Thank you.
Sempre pronti, solo DeLonghi e Caldo Bagno Fon. Sai la menta fresca, sai la menta buona. Sai la menta fresca, sai la menta buona. Sai la il piacere, piacere che uccide. Sai la il piacere. Piacere che uccide. I ragazzi di Tiananmen hanno scelto per lui per parlare con tutti i ragazzi italiani. Per lui contiene 5.000 numeri di fax cinesi. Usali bene. Per te, per noi, per lui. Da Pompadour. L'infuso di Rosa di Bosco. Pompadour, voglia di natura. Rasoio Rolltronic Grundig, pronti per il test? Pronti. Arriva qualcuno. L'ha visto. Silenzio. Apertura a scorrimento con accensione simultanea. Che bel tipo. Lamina coseno iperbolica, il nuovo limite della rasatura. Perfetto. Rolltronic Grundig. Vediamo cosa fa. Chi lo trova non lo lascia. L'ha preso. Rolltronic Grundig. Oggi anche nel modello ECI a potenza costante.
Vado a prendere Martina perché Enrico deve partire per Milano. Pensaci tu a Giorgio. Ti voglio un casino di bene. Sono incasinatissimo. Ho dato da mangiare alle bambine e... cioè, ci ho provato. Una storia d'amore negli anni 70. Christian Vadim, Emma Pigalan in Marco e Laura, un film di Carlo Tuzzi. Lunedì alle 21:45 su Rai 2. L'Europa è più bella. C'è Formula Europa Alitalia. Londra, Parigi, Atene, Vienna, Monaco, Amsterdam. Con Alitalia, le più belle città d'Europa. Andata e ritorno solo 600.000 lire per due persone. Solo 1.000.000 per una famiglia di quattro persone. Formula Europa anche per chi è junior e per chi è senior. Informati nelle agenzie che espongono il marchio Formula Europa Alitalia. Luigi? Sì? Due etti di prosciutto cocco. Cocco. Altro? Anche per me, Luigi, faccia tre. Il suo cotto, signor? Eh? Duetti di prosciutto cotto, parma cotto, per cortesia. Hai visto quella? Tanto di vaschetta trasparente. Cos'è lei, la più bella? Eh no, care signore, è parma cotto che fa la differenza. Nella vaschetta salvavetta c'è solo parma cotto, perché la qualità... merita di più, eh? Con i punti della vaschetta e dei prodotti Parmacotto riceverete l'esclusivo servizio fior di tavola. Qui Sandro Paternostro con una notizia dalla Scozia. Contro la chiusura dei castelli scozzesi, i fantasmi sono scesi in piazza. Cose da pazzi. E allora? Allora un cinar è una scelta naturale. A base di carciofo. Siamo nascosti in un negozio Snyder, perché voi non lo sapete come sceglie una cucina la gente vera. Lo spazio a sua disposizione noi lo possiamo modulare in qualunque maniera. Guardate un solo scritto. Perché il fatto di porta io ho detto. Allora, cosa stavamo dicendo? No, stavo vedendo questi qua che sono salirli. Snyder, cucine vere. Stasera risotto alla pescatora. Risotto alla pescatora. Risotto alla pescatora. Oggi. Ogni giorno è domenica con i buon gustai Findus. Provali anche tu, oggi ad un prezzo veramente speciale. Buonasera, due clamorosi avvenimenti all'est. A Mosca e in altre città sovietiche, l'anniversario della rivoluzione del 17 è stato segnato per la prima volta da manifestazioni di contestazione del Partito Comunista, manifestazioni svoltesi accanto alle sfilate ufficiali. A Berlino Est si è dimesso il governo, alla vigilia di una riunione di grande importanza del Comitato Centrale.
Il governo della Repubblica Democratica Tedesca era presieduto da Willy Stoff, l'uomo che ha condiviso per anni il potere con Erich Honecker, il leader uscito di scena 2 settimane fa. La richiesta delle dimissioni del governo, annunciata da un portavoce questa sera, figurava fra le principali rivendicazioni avanzate dalle centinaia di migliaia di manifestanti che ancora ieri erano scesi in piazza a Dresda, Lipsia e in altre città. Domani a Berlino si riunirà il Comitato Centrale del Partito Comunista. Molto atteso il rapporto del nuovo leader Egon Krenz, che ha chiesto la fiducia del suo popolo, ma che per averla dovrà annunciare concrete misure di riforma. Intanto, a dimostrazione della diffidenza popolare nei confronti di Krenz, migliaia di tedeschi orientali continuano a fuggire ad ovest. In 3 giorni, 27.000 persone hanno attraversato la frontiera fra la Cecoslovacchia e la Repubblica Federale Tedesca e altre 45.000 sono in attesa a Praga di poter emigrare. Germania anno zero è il titolo dello speciale TG2 realizzato da Lilli Gruber sugli ultimi avvenimenti nella Germania Est, che andrà in onda domani sera alle 23. Per la prima volta il 7 novembre, l'anniversario della rivoluzione del 17, è stato celebrato a Mosca con manifestazioni ufficiali e con cortei dei gruppi di opposizione. Sulla piazza rossa, contrariamente al passato, non si è assistito a una dimostrazione della forza militare sovietica, ma piuttosto a una rassegna festiva delle forze armate. Gorbaciov, dalla stessa tribuna del mausoleo di Lenin, ha concesso un'intervista per ricordare le difficoltà della perestroica. 15.000 moscoviti invece hanno celebrato la festa nazionale con una dimostrazione a pochi chilometri di distanza. Gli striscioni chiedevano la fine del monopolio del potere comunista e l'inizio del pluripartitismo. In uno di questi striscioni era scritto: «Proletari di tutto il mondo, perdonateci». Dimostrazioni popolari di contestazione al monopolio del Partito Comunista si sono svolte anche in altre città sovietiche. Veniamo in Italia. Alberto Di Pisa dovrà lasciare Palermo. Il Consiglio Superiore della Magistratura, a maggioranza, 18 voti favorevoli, 9 astenuti e 4 contrari, ha deciso il trasferimento d'ufficio del giudice per incompatibilità ambientale. Rita Mattei. A maggioranza, come già era successo per la proposta in prima commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso il trasferimento del giudice Alberto Di Pisa. Una decisione sofferta che ha visto per 2 giorni gli stessi schieramenti che si sono fronteggiati durante tutta l'estate. Da un lato chi ritiene inconcepibile il trasferimento del magistrato senza ulteriori accertamenti sui tanti, troppi interrogativi che in questa brutta vicenda sono rimasti senza risposta. Il modo irrituale di prendere le impronte senza garanzie, la perizia affidata agli uomini del Sismi, il risultato certo delle analisi di laboratorio, la successiva non univocità del responso. A sostegno della necessità di trasferire il giudice di Pisa, il fatto che il Consiglio è chiamato a decidere soltanto sulla incompatibilità ambientale del magistrato. Incompatibilità, secondo questa tesi, ampiamente dimostrata. Di Pisa, chiamando pesantemente in causa una serie di colleghi, formulando accuse spesso gratuite e comunque inutili alla difesa, ha dichiarato la sua incompatibilità con il suo ufficio. Quanto poi ai dubbi, agli interrogativi sulla individuazione dell'anonimista, può rispondere soltanto la procura di Caltanissetta, cui è affidata l'inchiesta penale. Ne spetta al Consiglio, è stato rilevato, pronunciarsi sulla legittimità della rilevazione delle impronte e delle perizie. Col trasferimento del giudice di Pisa, il Consiglio Superiore della Magistratura non ha ancora definitivamente chiuso il caso Palermo. Domani dovrà affrontare il destino di un altro giudice palermitano, Giuseppe Ayala. Per il momento è tutto da Palazzo dei Marescialli. In un clima di grande commozione, Ravenna ha dato l'ultimo saluto al senatore Benigno Zaccagnini, l'ex segretario della Democrazia Cristiana, scomparso domenica scorsa. Attorno alla vedova e ai familiari, la gente che aveva conosciuto e apprezzato Zaccagnini, il presidente della Repubblica Cossiga, le più alte autorità dello Stato, numerosi i rappresentanti di quasi tutti i partiti. Si svolgeranno domani pomeriggio a Pino Torinese i funerali di Carlo Verri, il presidente dell'Alitalia morto a Roma in un incidente stradale nel quale ha perso la vita anche il suo autista Enrico Grappelli. Verri aveva 50 anni ed era stato chiamato alla presidenza della compagnia di bandiera da poco più di un anno. Fino alla nomina del nuovo presidente, l'Alitalia sarà guidata, a norma di statuto, dall'amministratore delegato Giovanni Bisignani.
si conoscerà stanotte il nome del nuovo sindaco di New York. Le urne si chiuderanno alle 3 italiane, le 21 a New York. Gli iscritti al voto sono 3.190.000, si prevede una partecipazione.